Ok, spremute arance, 50 centesimi, ne compriamo un po' tutti. Io voglio un po' di spremuta d'arancia qua, un po' di spremuta d'arancia. Per favore, cioè potete anche smettere, siete terribili, ok? Cioè, ma spremutella, ma vi siete ammalati? Cosa è successo? È una truffa. Oh! 5 spremute, grazie, qui, ecco qui, grazie, ecco qua. Ma smetti, a coltello, ti giuro, ti accoltello. No, okay. Scusa, esci via. Esco la lama, esco il ferro, esco il pisellone. Cioè, cosa devo fare? No, esco tutto. Quanto io. Allora, oggi giochiamo a quella cosa che vi ho annunciato la volta scorsa e che ancora non avevamo fatto, e cioè il nascondino. Però, guess who, sarebbe indovina chi. Cioè, voi praticamente vi travestirete da pedoni e io dovrò riuscire a capire chi siete in mezzo a tutto il delirio di persone. Allora, io mi metto faccia al muro. Vi invito a cambiarvi, scegliere il pedone che voi volete essere. Chiaramente noi non possiamo guardare, perché altrimenti poi sarebbe facilissimo, vedremo il loro aspetto. E poi quando siete pronti, tutti cambiati, me lo dite. Intanto io approfitto di questi attimi per potervi parlare di una cosa che già avete visto, ma faccio vedere meglio. Guardate, oh, bello. Cos'è? Cos'è? Questo è quello che penso io? Giga poster. Questa volta ho preso quello di Strecatto. Li trovate in edicola, ragazzi. 9,90€ dovrebbero costare. Andate a prendere il vostro. 9,99€. Non è tanto, perché sono alti 1,55m. Quindi sono estremi. Andatevi a prendere il vostro, perché aspettano soltanto voi. Un signore mi ha preso a pugni. Quindi. Ma perché a caso? Non siamo noi. Vestalo. Ho dovuto, cioè non volevo farlo. No, stanno scappando. No, non mi dire. No, non tanti. Non è vero. Solo un paio. Allora, voi siete tutti già trasformati, giusto? Assolutamente sì. Avete già iniziato a camminare? Siamo dei pedoni. Mi giro, posso andare? Sì, puoi andare, vai. Perfetto, ok, allora inizio. Questo signore è impossibile. A me dispiace di averlo accoltellato, perché non aveva fatto niente. Però, cioè, mi è venuto, mi ha iniziato a spintonare. Io stavo parlando dei poster. Forse voleva rubarmi i poster. Può darsi. Mascalzone, cioè devi comprarli, non posso regalarteli, capisci? Ma i poster sono gustosi, però, certo, quelli brutti li vogliono. È normale, però bisogna acquistarli. Non è che uno può rubare a qualcuno. Per il momento io devo riuscire a capire. Nessuno? No, devo riuscire a capire che cosa potresti aver scelto, insomma. E soprattutto devo riuscire ad individuarvi in base al vostro comportamento, perché sicuramente voi sarete diversi da un pedone normale, ecco. Ma è una cosa buona, ovviamente. No, piace uguale. No, non è vero. Piace allo stesso livello di quoziente intellettivo di un pedone di GTA. Si mimetizza benissimo, piace. Dai, non lo dite, vi prego. Allora, mi viene da pensare. Voi non dovete dire chi siete, eh? Non diciamo niente, neanche un indizio. Credo che neanche tra di noi sappiamo chi siamo. Infatti sì. No, io lo so, invece uno mi sa. Allora, qua c'è un tipo un po' strano. No, però che non forma, può essere, non può essere. Non può essere, perché mi sta insultando. Ma se tipo ci passi davanti. A vostra discrezione, io un versetto lo farei comunque, almeno nella vicinanza, insomma, datemi un indizio, insomma. Allora, prima sei passato da me, non l'ho fatto, però sei passato un po'. Fai schifo, no, non potevo dirlo perché non sono io. Cosa vuol dire non sei tu? Che vuol dire? No, ero solo io nella strada, eri solo a fianco a me, quindi l'avresti indovinato, capito? Ma sei sempre nello stesso posto o te ne sei andato? No, sono in zona, non ti posso dire altro. Beh, voi siete fermi o state... Cico, sei fermo o stai camminando? No, sto camminando, ma proprio una roba incredibile, cioè sono un camminatore. Ma io sto... Ma qualcuno è vicino a me in ogni caso? Sì, io sì, ero molto vicino a te prima. Oh, perché la gente mi vuole menare? Basta! Cosa sto facendo? Ho pissato una signorina. Ma che sto facendo? Prendo un cuttino, lo esco la lama. Ero io. Aspetta, no, che tizio qua hai tirato i pugni, eri te. Era Cico. No. Che paura. Ma tu lo sai che la tizia qui hai tirato un pugno, ero io. Perché me l'hai detto? Sei stupida. Adesso ti troverò. Perché adesso non ti ricorderai chi sono. No, è vero. Ci sono mille persone al giorno. Mi sono preso un infarto perché sto tipo iniziava a schivare i colpi. Infatti. Poi sembrava Mike Tyson. Ho detto, boh, qua e mi fa la festa. È uguale. È finita. Ma sai per qual me è la cosa divertente? Che se tu ti trasformi in uno di loro, cioè acquisti anche le stesse caratteristiche, la stessa camminata, le stesse cose. Diventi capito? Stupido. Allora sei questa.
Suk. Lo sapevo, no! lo sapevo. Ti ho ucciso con un tomahawk. Adesso cambio arma per andare a cercare gli altri. Bottiglia rotta, richiama perché Alex Nautz. Bottiglia rotta, scusa. Perché tu sei un ubriacone, no? Col vinello, due calici. Ah, lo stai adescando. Allora, Alex Nautz, dammi il tuo indizio, sì. Io ero molto vicino alla morte di Anna. Però ti devo fare due appunti. Prima di tutto, stai parlando dal Giappone. E già sta cosa mi fa arrabbiare. Scusami, non volevo parlare dal Seconda Giappone. Seconda cosa, ti devi dare una svegliata. Perché parli sempre in ritardo e qua non abbiamo tempo di aspettare le tue cagate. No, hai ragione. Mi do una svegliata, torno dal Giappone e sto tutto ok, va bene. Non ho sentito l'indizio che mi hai dato, ripeti. Che ero molto vicino alla cenere di Anna, alla morte di Anna. Alla cenere? Ma che vuol dire? Alla cenere. Alex, sei un uomo o una donna? È una signorina. Sento qualche presenza ogni tanto. Ti è passato a fianco, ecco qua. Attenzione, occhio di falco, mi sa che ha avvistato no, occhio di falco. No, ok, il pericolo è scampato. Mi sento puntato. Bella occhio signorina, che cosa mi dice? Vuole uscire, andare a fare un party? No, venga qua! Signorina! Aiuto! Stuzz! Oh mamma mia, brutale niente. Però certo che una signorina vestita così in spiaggia non è che ci sta tanto a fare. Infatti, vabbè, siete stati stupidi. Devo dire la verità, potevate scegliere la mia era meglio. In bikini. La tua andava bene, infatti. Allora, mi metto nell'angolo dei bambini esclusi. Bravo, mi manca da trovare piadina, io? Piadona e sì. Piace. Molto divertente però, voglio fare un altro round. Mi sto spaccando, è molto bello, molto bello. Allora, vorrei sapere, spero che voi siate credibili, insomma. Guarda, io sono il credibile, mi hanno eliminato così in spiaggia. Questo camminava strano, eh. Anch'io l'ho visto stranissimo quello. Sta accelerando il passo. Accoppalo. Abbottigliata. Non era lui perché sa. Nessuno ha detto niente, quindi no. Vabbè, io. E che ne sai, può essere un bluff. Infatti, no, per non sbagliare, non era nessuno. Un signore si è girato, adesso sta camminando anche lui con passo svelto. Lo posso capire, effettivamente. Aha! Ho capito tutto! Uno di voi, questo fanti, è qui, in questa piazzella qui, sono sicuro. Questo non è, però, perché. Ma io ti posso dare un indizio? Piccolo, però, un indizio piccolo. Ok, prima mentre camminavi vicino ad Alex, stavo camminando accanto a voi. E non mi ricordo assolutamente chi avevo vicino. Vabbè, appunto. Ok, va bene, un indizio piccolo però. Lo vedo. Guarda come corre. Ok, ho visto. No, è Lion. Scusate, ma voi due non siete insieme, vero? No. Okay. Non so neanche che forma abbia quell'uomo. Ok, siete maschi o femmine entrambi? Maschio. Maschi. Due maschioni. Due bei maschioni. La piapina. Piapina. Cos'è? La piapina. Ma aspetta, cos'è questa cosa? La piapina. La piapina è una ship proibita tra piace e piadina. Piapina. Questo cammina strano pure, eh. Ma col te ero nel dubbio, via. Ma lo sai che forse la piapina è una ship perfetta? Perché come metti, viene sempre o piace o piadina. Ho ammazzato un innocente comunque. Scusate, cioè non è che siamo al mercato di limoni, Cico, Scusami, non lo farò mai più. Che se lo fai un'altra volta sarò costretto a tornare dove sei tu e a dare di accetta forte. Ti diamo un altro indizio. Lungo la passeggiata sono. Lungo la passeggiata, quindi lungo il dove stavo prima, giusto? Cioè, sì, dove stai andando adesso? In passeggiata. Ma qui in questa passeggiata qui? Quella principale, quella dove c'è l'arancia, dove si vedono i limoni. Ma nella zona proprio maestra. Ma io ti posso dire una cosa, se c'hai l'occhio furbo vedi qualcosa adesso. Vedi qualcosa sicuro 100%. Questo qua che cammina con la signorina. Sta dando troppi indizi? No. Questo qua che sta guardando da un'ora gli occhiali da sole? Ma se li vuole mettere quello, lascialo stare, guardalo. Era da un'ora che guardava gli occhiali da sole. No, mi sto prendendo. Che poi che Alex è illegale. Piace, cioè, le tettine maschie piace. Dai, sei tutto morbido. Ti giuro, ho visto questo e un altro NPC che erano uguali identici. Vuol dire che Piace è stato bravo, perché ha scelto un travestimento che era ha senso. Bellissimo. Non è stato tanto bravo, mi sa. Non mi dire. No, te sei un idiota. Te sei un imbecille. Te sei un cretino, un disgraziato. E poi sei anche un idiota, perché invece di andare dietro un angolo, cambiarti, tu cosa hai fatto? E per sono accorto ora, scusa. E cosa hai fatto quando te ne sei accorto? E niente, non ho fatto niente. No, hai fatto peggio che niente. Cosa hai fatto? Mi sono fatto scoprire per sbaglio, chiedo scusa. Per sbaglio? A me pare che l'hai fatto apposta, non per sbaglio. Esatto. Sì, non ci ho pensato. Hai rovinato il round di là. Hai rovinato il mio round, idiota. Prendiamo la pugna.
pugni. Prendetemelo a pugni un posto, no, cretino. Scazzottatemelo, bravi. Grazie, 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 grazie. Vedi, sto aspettando le tue scuse, le stiamo aspettando tutti. Chiedo umilmente perdono a tutta l'audience, all'Ion VGF e anche a tutti i compari qua presenti. Il giorno del tuo matrimonio io non verrò. No, per favore. E il giorno del tuo funerale verrò e ti porterò, porca miseria, i confetti. Comunque, ma quelli non si può. Siccome mi diverte molto, voglio fare un altro round. Questa volta sarò un idraulico con la mia clave inglese. Quindi mi metto faccia in muro. Cercare di nuovo? Voglio cercare di nuovo. Cerchiamo di imparare dagli errori questa volta. Sì, però, ho imparato tutto. E vi consiglio, spostiamoci sulla spiaggia, perché qui i pedoni ce ne sono meno. Che più gente lì, infatti. Sì, esatto. Sì, venite. Ok. Zona centrale dove mi metto io è quest'area qui colorata dove ci sono qui i graffiti. Lo ecco. Skate park. Okay, okay. Però voi andate anche sulla spiaggia in mezzo agli ombrelloni. Ecco, fate un po' quello che volete. Ok, allora ci devi dare un attimo per trovare un punto dove poterci cambiare. Però raga, aspettate un attimo perché è successo, no? Non... è successo. C'è nessuno in spiaggia oggi, eh? Come no? C'è il mare mosso. No, Eh sì, c'è il mare mosso. Come... cioè c'è qualcuno, però... vabbè. Dovrete Dai, essere bravi. C'è, però. Dovrete essere bravi. Sulla spiaggia c'è qualcuno. Io mi metto qui. Faccia al muro contro questi graffiti. Aspetta, ci sono io qui, però devo andarmi a cambiare. Vabbè, infatti, non guardare. Non sto guardando. Sto guardando il cielo. Non vedo assolutamente niente. In questo frattempo, io invece invito tutti quelli che ci stanno seguendo in questo video, in questo momento, proprio te, Giovanni, Antonio, Francesca, Maria, Giuseppe, Maria Antonietta, Marco, Francesco e Francesca. Quante persone? A venire questa sera in live alle 19 sul sito Viola, Lion VGF Live. Trovate il link in descrizione nel primo commento. Conto sulla vostra presenza perché ci si spacca. Di risate, quindi mamma confido mia, che è strabellissimo. Conviene che voi veniate perché vi state perdendo delle cose molto belle. Potete venire tranquillamente, ragazzi. Non costa niente entrare. Che cosa è successo lì nello sfondo di GTA? E che cosa è successo qui invece? L'album Mostri e Misteri di Lion? Non vi dico niente. Fate quello che dovete fare. Andate in edicola, trovate comunque, sia il poster io che sono l'album. Pronto. Mi fa piacere, gli altri sono pronti? Tutti pronti. Sì. Ok, allora inizio con il mio chiave inglesone qui. Vedo subito chi posso trovare. Allora, vediamo un po' chi potrebbe esserci in questa zona. Vedo un paio di persone che passeggiano vestite lì, che mi sembrano strane. Aspetta, su, in spiaggia non si passeggia mai con È i vestiti. È pieno di gente che passeggia vestita. Quindi o siete tutti così o la o gente passeggia davvero in No, spiaggia. Ma è normale, è sempre pieno, cioè, perché c'è vento, sei, perché c'è vento. Ma mi sa che hai visto Alex. In che senso? Aspetta, cioè, in che senso? Questo qua. Ma no, non può essere Alex perché sta usando il telefono. No. Si può mettere anche quello, mi sa. Allora gli do una chiave inglesata in testa. Boom! Minchia, non ero io comunque. La chiave inglese, raga, è cruenta. È proprio pesante, cioè gliela dà in testa, lo sfanna. Però non è lui. Allora osserverò con più attenzione i pedoni. Questo non può essere perché ha fatto proprio una cosa. Chi stai osservando? Ah, sto osservando un tipo strano che cammina un po' zoppetto. Ma che mordì? Zoppetto? In che senso zoppetto? È tipo il nonnetto. È un nonnetto, un Jerick con la ma se cammina strano la parrucchina. Non può essere noi, mi sa, No, no, guarda che la camminata si è andata. Lo sapevo, lo sapevo io. No, era vecchietto. Hai pestato un vecchietto. Ti ho tolto la dentiera con quella chiave inglesata. Dai, ho fatto malissimo. Allora, vediamo un po' poi. Allora, lì c'è un signore che scappava. Si è fermato subito, però si guardava anche indietro strano, quindi secondo me non siete voi. E voglio tornare però, per favore. Stai zitto. Va bene, dai, una volta sola. Grazie, grazie. Perché è difficile questa volta, solo è molto quello. Difficile. Allora, c'è comunque, uno. In mezzo agli ombrelloni ti mimetizzi in un modo incredibile. Sei tutto multicolor, anche te. Peccato di non potervi sdraiare, perché sarebbe molto più... È vero, sedersi, sdraiarsi, però. Sarebbe perfetto. Allora, io un po' di tempo fa ho visto una signora che voleva comprare un hot dog. C'è riuscita? Posso sembrare io, ma non sono, ti giuro. È un comportamento tipico, Alex Nauzico. Cioè, qual è l'ultimo hot dog che hai mangiato tu? Quando è stato? È da tantissimo che non lo mangio. C'ho proprio voglia di un hot dog. Ah, aiuto! È una piadina! L'hot dog! Io ero sicuro che dovesse essere Alex Nauzio, invece eri tu. Non ci posso credere. Ho visto la scena tutta in live, assurdo. Bene. Bene, sì, perché siamo in live alle 19, chiaramente non adesso, però Alex Nauz c'ha l'orologio biologico un po' sfasato. Vediamo un po', prima mi è sembrato di vedere anche qualcun altro a girarsi strano, però... Perché ride? Perché mi sa che succede? È lui. Uno dei due. È lo scarso! Ma non è che... Oh.
Ma non è giusto che è rientrato. Oi. È un comportamento anomalo. Sta scappando. No, era bellissimo, però dai, era troppo perché bello. Perché è potuto rientrare lui? Non mi puoi rientrare mai più. Ok, scusa. Mai più. Era molto bello, però devi ammetterlo. No, era stupidissimo. Perché eri completamente in mezzo lì. Ti ho visto girare intorno alla moto. Poi ti sei messo a ridere, io non ti stavo neanche cagando. Allora riuscivo a tenere. Adesso taci, non voglio più sentirti fiatare. Sei l'unico in questo video? No, no. Chi altro siamo c'è in questo video? Noi. E tante persone. Elencale. Molto belle. Elencale! Perché okay. Non senti? Allora, scusa, forse non lo so, non lo so perché non l'ho sentito. Allora, c'è Anna, c'è ciao. Alex, c'è Piadina, c'è Piace, ci sono io e poi ci sei tu. L'ultimo sei, dai. No, ma non l'ultimo. Tu stai cercando, è di importanza, penso. Ma non è vero. Cico, alza il volume di quelle cuffiettine ignoranti. Ecco qui, l'ho alzato. Pam, pam, pam. Hai rotto le palle di non sentire niente, eh? È chiaro? No, adesso è impossibile che non sento. Che bella signorina. Niente, Lion, fa camminamento, stai? Fa la corsettina, eh vabbè, c'è una che potrebbe far corsa, scusa, secondo te? Certo, certo. Spiaggia va bene. Sapevo. E quest'altra? Oi. Perché scappa questa? Corri, corri, pane. Cos'era? Una corsettina? Anna, sei come tu come questa? Come sta correndo? No. E chi è? Sei ammazzato qualcuno vicino, è ovvio che scappa, no? Dai, sta venuta la scena. No. Anna, non dai! Corrono così. Non corrono così. Se non ti informi, se non sei capace di fare il pedone, non è che te la puoi prendere con me. Sei scarsa. Guarda che la corsa è varia a seconda del personaggio. Il mio personaggio correva così. Non è vero. Sì. Oh. Ah. Hai visto? Piace. Che bella signora che sei, eh. No, sono un uomo. Un uomo. E chi altro manca da trovare? Sta bluffando. Allora? È Piadina. Ah no, Piadina è stato trovato. Sono stato il secondo con gli hot dog. Ma no, sono io veramente? Forse non sei tu, però nel dubbio. Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo, sono troppo scaltro, sono il migliore, sono veramente fortissimo! Sei forte, voglio giocare ancora una volta, la prossima volta però c'è te. Torniamo adesso che si è riempito di nuovo di pedoni. Questa volta facciamo tipo qui, vedete in mezzo, tra la spiaggia un po' qui nel parchetto. Del parcheggio qui. Dove c'è lo skate park, giusto? Sì, sì, allo skate park. Io sono qua. Qui, proprio qui in mezzo, ce ne sono diversi qua, vedo anche quanto lì. Quanto vuoi? Quanto provi a guardare lì a terra? Lì ci sono molte persone sedute lì. Allora, mi metto. Sto guardando a terra in mezzo all'erba, okay, non vedo però, niente. Però mi raccomando, non sbirciare. Tranquillo, non vedo niente. Purtroppo non ho altre cose da farvi vedere, tipo, vabbè, le figurine le ve le ho fatte vedere, le trovate in edicola. Mi raccomando, raga, sarà un progetto assurdo. Cioè, io sono sicuro che sfondiamo tutto con sta cosa dell'album. Quell'album sarà il più epico di tutti i tempi. E anche con i poster. I poster io li voglio vedere. Quando li fate, quando li comprate, ve li appendete. Fatemi la foto di dove l'avete appeso e di quale avete scelto. Li può appendere sia in così, in verticale, che è altissimo, oppure in così, che ci sono tutti i personaggi uno a fianco all'altro. Molto bello. Ragazzi, io ho finito di parlare. Siete inizia quando subito. Siamo pronti? Inizia subito, guarda. Siamo prontissimi, guarda. Sì, sì, io sono già partita. Ok. Allora, devo dire che ho un indizio. Perché io prima ho guardato un po' e ho visto più o meno chi c'era. Inoltre, diciamo che conosco anche un po' i vari pedoni di GTA. Fermati, quindi? Dai, fermo. No, vieni dai, qua, no, vieni, dai, non dai, si no, scappa. Vieni, favore, no. Fermo, stai fermo. Su, dai, perché? Fammi entrare la nave, dai, per favore, non voglio morire per primo di nuovo. Questo dai. Pedone non c'è, non si vede mai. Ma si chiama skater, qua è tutto skate parker, qui, dai, l'ho preso. Skater vuol dire che si chiama di nome, sarà Giorgio Skater o Francesco ma The Skate. Ma c'è le ginocchiere, no, no. Evidentemente non fa skate. Anna è morta da sola. Come è morta? No, lascia stare, non lo puoi sapere, non lo puoi sapere. Anna devi rientrare, subito e zitta. Sì, 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 assolutamente, aspetta. Come sei morta? Non lo voglio sapere. Lo voglio sapere, come sei morta? Volevo trollarti. Mi ero trasvestita da gabbiano. Ho spiccato il volo, mi sono schiantata. Anna, ti sembra che questo qui sia il nascondino con gli animali? No, però. No, scusa. Perché quello lo faremo una prossima volta. È per colpa tua, adesso l'hai spoilerato. No! Complimenti, complimenti. No! Complimenti, Anna, brava, brava. No! Brava, brava. Ringraziate tutti quanti, Anna, nei commenti.
Allora Maurizio, come va? Maurizio, vai via! Oh, no, no, no. Maurizio si è ribellato. Gli ho mollato un ceffone a Maurizio, l'ho fatto finire dall'altra parte. E due li abbiamo trovati. E niente. Anna, ti sei risistemata? Assolutamente sì, sono già anche partita, non te ne sei accorto? Io non ho sentito le tue scuse, comunque. Chiedo umilmente scusa. Che è successo? Ha visto, no, ho trovato un altro qualunque qui, un altro tizio così. Non ci fa molto lei qui in uno skate park, non è proprio in forma per poter andare sullo skate. Non è neanche vestito in modo appropriato, è più un tizio d'ufficio questo qua, eh? Aia, ma che cosa, che botta mi hai dato? L'accetta dell'indiano è stupendo. Calatevi nella parte. Sì, sì, dovete stare nel posto giusto, cioè così non ha Dai, senso. Stai facendo jogging. Chi mi manca da trovare? Solo Anna? No, ce l'ho io, ma io sono invisibile. Allora, qui c'è un signore che pure... Ma a te ti sembra che secondo te qua tu sei appropriato? In mezzo al niente, fermo come un cretino. Con chi stai parlando? Che è successo? Chiedo scusa, mi ho spaccato la testa. Chiedo scusa, cioè mi sembrava strano, però che evidentemente non era nessuno, era un poverello così a caso. Vabbè. Dai, guarda, io sono più vicino a te di quanto pensi. Più vicino a me di quanto penso. Sei questo qua. No, questo qua non puoi essere perché sta usando il telefono. Però d'altra parte. No, no, Ho fatto prendere il telefono. Il telefono non ha funzionato. E poi rimane da trovare soltanto una, la signorina Annina. Sì, eccomi qua. Ti piace il viola, vero? È molto bello come colore. È un sì. bel colore, però col verde non si abbina tanto bene. Non è forse così? Come no, il verde e il viola stanno bene. No, è lezza cagnatissima. Allora, molto divertente. Ma dovete migliorare perché non siete... Ma quella è la prima volta. Cioè, come movimenti siete anche credibili. Però come dovete scegliere il pedone giusto alla situazione, avete capito? Cosa aveva il mio che non andava? Spiccava, era troppo vestita strana rispetto agli altri. Ma hai visto la gente che va in giro qua? Ma guarda questo. Tipo questo. Questo è quel cretino da cico. No, non è vero. No, sono io questo. Ma che è nessuno. Io sono qua. Vabbè, l'avrei ucciso. Poverino. Sicuramente, cosa ti devo dire? Vabbè, per questa volta ci fermiamo. È stato molto bello. Fateci sapere se non volete vedere altri. E poi anche quello con gli animali che vogliamo fare. Per questa volta è tutto. E Lion e la gang del nascondino supremino out. Ciao.